Dunque calcio di rigore per la Cremonese, calcio di rigore per la Cremonese, così decide Marchetti. Allora è stato punito quel fallo di mano di Dominguez all'interno dell'area di rigore, è andato a cercare il pallone di testa ma l'ha toccato con il pugnetto Dominguez, e poi il pallone è andato dalle parti di Ciofani. Calcio di rigore per un fallo di mano da parte di Dominguez, questo quanto è successo con la Cremonese, che può sfruttare l'occasione dagli 11 metri. Era proprio quell'improvvido, l'avevo definito così, intervento di testa di Dominguez, che evidentemente appunto è andato un po' scordinato con la testa e con il braccio largo, quindi dopo aver toccato la palla con il cabezon, come si direbbe, dalle sue parti, e ha toccato anche la palla con la mano, anche se abbiamo rivisto il monitor di servizio, si fa veramente fatica a decodificare questa situazione. È andato sì con la testa e la mano coperta dal guanto vicino alla testa per togliere la palla a Ciofani, quindi questa è quello che ha deciso l'arbitro Marchetti. Adesso però c'è il tentativo di trasformazione. Okereke contro Skorupski, nonostante le proteste da parte dei rossoblù, tutti i giocatori sul limite, con Marchetti che osserva che vengano rispettate le regole, si posizionano lungo l'arco della lunetta i giocatori del Bologna ma anche della Cremonese, e con Okereke che può sbloccare la situazione e portare in vantaggio in maniera anche inaspettata la Cremonese di Ballardini, che è una statua di gesso. Il tecnico della formazione della Cremonese osserva quello che potrebbe succedere. Okereke dagli 11 metri contro Skorupski, parte il numero 77, Okereke, la conclusione vincente, la rete della Cremonese. Siamo al quinto della ripresa, Bologna 0 Cremonese 1, Okereke. Ed è anche il quinto rigore subito dal Bologna in questo campionato, nessuno ne ha subiti di più della squadra di Thiago Motta e Sinisa Mihajlovic, lo ricordiamo ancora, insomma, che ci ha lasciato da poco e ha allenato Bologna fino a novembre. Erano alla pari Cremonese e Bologna sia nel risultato che nei rigori subiti, 4 a testa, adesso diventano 5, davvero un tocco millimetrico da parte di Dominguez con il braccio. Adesso Bologna che deve cercare di risalire la china dopo un primo tempo in cui aveva avuto il 69% di possesso palla contro il 31, 7 tiri a 2, però davvero pochi pericoli corsi da carne. Formazione Ballardini che è molto ben messa in campo, tutte le linee sono in una decina di metri o poco più. Adesso però il Bologna ha trovato un po' di spazio con Lico Iannis, il traversone in mezzo per Ferguson, carne secchi e poi il pallone in rete per Xirsé, arriva il pareggio del Bologna con l'azione nata dal traversone di Lico Iannis, il colpo di testa, la parata da parte di carne secchi e il tapin di Xirsé, pareggia subito il Bologna. Siamo al decimo, Bologna 1 Cremonese 1. Insomma, l'attacco con un centravanti vero è tutta un'altra cosa, è stato Lico Iannis appunto a fare un bel cross che è nelle sue corde dalla sinistra dopo l'angolo di Orsolini, e la palla è rimasta lì, e Zirkzee che è un attaccante d'area e lo ha fatto vedere già anche con il primo gol che ha segnato in Italia in Serie A a Napoli, mentre i giocatori della Cremonese attorniano l'arbitro Marchetti chiedendo probabilmente un fallo di confusione in area. Vedremo se ci sarà anche in questo caso da andare a rivedere l'azione al VAR. Che ti sta aspettando lumi, però sembra che possa riprendere il gioco. Sì, ha segnato il gol di Zirkzee al Bologna, parziale che torna in equilibrio 1-1 tra Bologna e Cremonese. Il cross di Iannis, il colpo di testa di Ferguson, la respinta di carne secchi e poi di fisico Zirkzee si è fatto valere all'interno dell'area di rigore.